Sappiamo che il comune di Borghetto arriva da una situazione di commissariamento legata anche al bilancio. Se ne è tanto parlato, anche in questo periodo arrivano già alcuni attacchi da parte della minoranza che minaccia di scrivere al prefetto, Pavesa, altri commissariamenti. Ma che cosa vogliamo rispondere? Beh, allora, guardi, il discorso è molto serio e noi con serietà l'abbiamo affrontato. Ci siamo messi a testa bassa e ognuno ha fatto il suo dovere. Io devo in questo caso ringraziare soprattutto l'assessore competente perché ha messo non solo, si è messo a disposizione non solo dal punto di vista amministrativo di direzione, ma proprio ha fatto proprio un lavoro manuale. Diciamo, si è messo lì insieme ai funzionari, insieme a dei consulenti esterni e nel giro di 2 mesi siamo riusciti più o meno ad avere in mano il quadro della situazione che in questo momento si presenta. Noi abbiamo trasmesso tutti gli atti al revisore contabile, il quale deve fornirci il suo parere che è vincolante ed è per questo motivo che ancora noi non siamo stati in grado di convocare il Consiglio Comunale. Per quello che riguarda la minoranza, insomma, ci sta che ognuno faccia il suo dovere, che le polemiche ci stanno assolutamente. In questo caso forse si potevano evitare perché per quanto siamo la maggior parte di noi la prima esperienza amministrativa, comunque non siamo degli sprovveduti. È evidente che questa situazione era ben nota alla prefettura e con la quale siamo rimasti in contatto, in rapporti e abbiamo concordato determinate scadenze. E vogliamo anticipare quali possono essere queste scadenze? Si parla di una convocazione imminente per il bilancio oppure i tempi si allungano un po'? Ma non si dovrebbero allungare molto, come le ripeto, noi siamo in attesa di questo parere del consulente, del revisore che si è preso, vista come dico, la serietà della situazione, un margine di tempo ulteriore, ma ormai dovremmo essere addirittura d'arrivo. E c'è la possibilità di ripianare questa voragine che sembrava un po' essere emersa nel bilancio di Borghetto? Beh, guardi, come le dicevo, vincolante sarà il parere del revisore, però diciamo che le prospettive alla fine sono due. Sono quelle. A, ipotesi A, riuscire a mantenere il piano di riequilibrio effettuato dal commissario Sant'Anastaso. Ipotesi B, non riuscirci e quindi andare inevitabilmente in una situazione di cosiddetta di predissesto. È chiaro che questa non sarà una scelta politica, ma sarà una constatazione della situazione di fatto. Se vedremo che conti alla mano, riusciremo a rispettare il piano triennale proposto da Sant'Anastaso, bene. Diversamente non avremo scelta, cioè non sarà una condizione politica, una scelta politica, sarà proprio un'evidente constatazione dei fatti. A Savona abbiamo avuto l'esperienza, si è parlato con il sindaco Caprioglio di lacrime e sangue, anche a Borghetto c'è questa possibilità, i cittadini che cosa si devono aspettare? Eh beh, è chiaro che rose e fiori non saranno, questo mi pare evidente. Noi ovviamente avremo, in caso si verificasse l'ipotesi B, come ho detto prima, avremo 90 giorni di tempo per elaborare un piano e presentare alla Corte dei Conti che, come dire, in accordo con loro ci dovrà dare delle direttive, delle linee guida. È chiaro che bisognerà chiudere i rubinetti in qualche maniera e fare in modo che ci siano delle maggiori entrate, questo è chiaro.